sono il segretario organizzativo provinciale Cusimano Giuseppe, che rappresentano il tema di Caltanissetta assieme alla sigla sindacale che rappresento, con le altre sigle sindacali intese come la Flaica CUB, rappresentata dal coordinatore provinciale Pasquale Gangi, Filippo Sutera, UIL FPL rappresentata da Massimiliano Centorbi, e la SNAUFCOMSAL rappresentata da Manuele Bonaffini. Stiamo vivendo un'odissea non indifferente sui lavoratori di Pian del Lago. Praticamente noi non percepiamo il FIS, l'ammortizzatore sociale, dal mese di ottobre. Le organizzazioni sindacali che avevo menzionato prima, abbiamo mandato un documento dove chiedevamo chiarimenti all'ente preposto che è l'INPS, ma allo status quo da parte dell'INPS non abbiamo avuto nessuna comunicazione, nessun chiarimento, tenendo conto che i lavoratori l'unico sostentamento che hanno è l'ammortizzatore sociale. Facendo un excursus un po' arretrato, teniamo conto che il centro di accoglienza è chiuso e che è stato vittima di passaggi repentini di ubicazione, vale a dire che dal centro di accoglienza è diventato centro Covid, e i lavoratori sono stati sempre pronti, disponibili a mettere la propria professionalità in campo per far fronte alle esigenze richieste dal Ministero. Bene, oggi allo status quo, ripeto, le istituzioni sono dimenticate. Abbiamo mandato un documento ufficiale dove abbiamo messo in evidenza a mezzo PEC alla prefettura il mancato pagamento dei dovuti da parte dell'INPS ai lavoratori, ma nessuna risposta, tutto tace, i lavoratori sono nel delirio più totale perché non arrivano a più fine mese. Chiediamo risposte certe, risposte concrete e risposte risolutive. Allora, presentati, nome e sì. cognome e fai il Pasquale Ganci, coordinatore della Flaica CUB. Praticamente, se non si sblocca questa situazione, noi come rappresentanti sindacale andremo a fare dei sit-in, sia penso in prefettura che come all'INPS, proprio perché i lavoratori sono arrivati dopo che non percepiscono praticamente da 4 mesi i fissi, sostanzialmente non ce la fanno più, con tutta la buona volontà non riescono a sviluppare la quotidianità nel senso di pagare le bollette, i vari mutui che hanno le persone, gli affitti, e non, sono esasperati, non ce la fanno più. E ci saranno degli intoppi all'INPS, praticamente aspettiamo dal 13 di gennaio, perché prima dicevo sì, si stanno sbloccando, stanno arrivati, sono pochi gli impiegati. E non ce la fanno. Noi capiamo tutta la situazione, siamo stati buoni, tranquilli, anche abbiamo cercato di calmare la situazione, ma a questo punto non ci riusciamo più e non ce la facciamo più.